Tempo addietro, durante il Covid lockdown, io seguivo, lo seguo ancora, il canale YouTube di un survivalist americano. Come si chiama? Survival Theory. È un pazzo che fa cose di survival. E lui parlava di questo battery pack solare, molto carino. L'ho preso perché effettivamente è carino, funziona, e l'ho usato per tutti questi anni. L'ho preso forse nel 2021, forse prima del lockdown, 2020, quando cazzo è stato il lockdown, non lo so. Fatto sta che l'ho usato molto in auto, lasciato sul cruscotto, forse ha preso troppo sole. Fatto sta che purtroppo si è gonfiato, e essendosi gonfiato, come vedete, io non mi fido più a tenerlo in macchina, anche se funziona, lui funziona, funziona bene, però è gonfio, e essendo gonfio a me gonfiano i coglioni, e quindi ora proverò ad aprirlo per vedere di nascosto l'effetto che fa. È bello, ci ho caricato oggetti, ci ho fatto funzionare oggetti, però sinceramente essendosi gonfiato io non mi fido più, perché questa roba va a fuoco e non è salutare. C'è questi quattro pannellini solari, ne comprerò un altro e vedremo di trovarne uno magari un po' più aggiornato, non lo so. Comunque adesso lo apriamo. Ora il problema di aprire queste cose è che non vedo viti, quindi dovrò sicuramente diverticolarlo con qualcosa. Io non so come si apre questo oggetto, ma non ci sono viti, e quindi io temo che sia da squartare. Eh no, a meno che non siano nascoste tutta questa merda, perché io qua vedo dei segni fecali. E qua non si apre niente. Non si apre nulla. Soggetto mi scoppierà in faccia. Voi non fate mai queste cose, non fatele mai, mai. Però qua si sta aprendo. Ecco che si apre. L'importante è aprirlo senza sfondare la batteria al litio, perché andrebbe a fuoco. Porco! Apriti. Beh, la batteria lì è qua. Ecco, affanculo. Ok, adesso cosa abbiamo qua? Abbiamo una batteria al litio. Abbiamo dei LED, abbiamo un oggetto che si accende e funziona, come vedete. Abbiamo questi fili che sono il pannello solare
E abbiamo delle viti, però le viti, come vedete, erano nascoste, bastardi, erano nascoste da questa plastica che gli hanno incollato e fuso di sopra. Quindi questa plastica nera del cazzo nasconde le viti che sono qui e qui. Quindi andava probabilmente spellato questo coso. E infatti qua ci sono due viti, qua ci sono altre viti. Io ho praticamente squartato l'oggetto. Ora cosa fare? Qui abbiamo sicuramente un sensore di temperatura, eccolo. E qui ce n'è... No, non ce n'è più. E qui c'è la batteria. Batteria pesante, perché questo coso eppure non è proprio gonfia. Come possiamo fare? Cioè, questo oggetto sembra ancora in buone condizioni. Io ormai l'ho squartato, lo richiuderò con la colla. Adesso tolgo queste viti del cazzo nascoste, figli di puttana, bastardi, bastardi di merda. Quelli che fanno queste cose sono dei pezzi di merda. Infatti qua non ho più le viti. Qui mi è rimasta solamente la gioia del cazzo in culo. Questo si pinza qui, questa finta pelle di palle, la pelle delle palle, le rimettiamo qui e chissà. Vediamo come chiude questo coso. La circuiteria è qua, il LED è qua, quindi lui, se io gli rinfilo questo sensore di temperatura, molto interessante, questo si chiude così. Ah, ho capito, non si è gonfiato, si è deformata la plastica, avete capito? È questo che è successo, si è deformata la plastica, perché io qua posso chiudere, quindi l'ho aperto per niente, quindi l'ho sfasciato per niente, vedete, è la plastica deformata, la plasticazzi, quindi questo coso funziona ancora. Questo sembra un pannello finto, non capisco. Questo pannello è finto. Perché? Perché dico che è finto? Perché i cavi del pannello, vedete? Ah no, vanno anche qui. Quindi non è finto. È un pannello qui e ci sono altri pannelli qui. La batteria è perfetta. Non è gonfia. Quindi si è semplicemente deformato, infatti si vede. È deformato lui. Ah, ma vaffanculo allora, io ti richiudo e ti mando a fare in culo senza passare dal via. Quindi questo lo richiudiamo. Ecco, rificco le parti. Questo coso è imbarcato praticamente. Si è imbarcato. E a me mi si sono imbarcati i coglioni però. Perché adesso questo deve stare chiuso in qualche modo. Come lo richiudo? Lo posso richiudere con un litro di colla. Dovrei deformare questa plastica in posizione. Dubito di riuscire a farlo, ma potrei provarci. Devo togliere questa scheda. Ora succederà una catastrofe, lo so. Allora, facciamo che io scollego la batteria intanto. Saldatore della Kiwiz. Ottimo, trovate il link in descrizione. Semplicemente perché è veramente ottimo, scalda velocissimo. Ecco, lo metto a 3,40, 3,20, va. Ora io scollego il positivo. Ecco fatto. E scollego il negativo. E ho scollegato. Porco dice pure questo. Fanculo. Ho scollegato la batteria, ora gli rimetto un po' di stagno come si deve invece di questa merda cinese ROHS del cazzo. Morisse chi ha creato questo standard, fatto unicamente per rendere difficili le riparazioni e per far sì che gli oggetti si rompano prima.
questa pericolosissima batteria che non è per niente pericolosa, come vedete, perché è perfettamente integra, non è gonfia. Ciò che è gonfio è il mio scroto, perché si è gonfiato. Tolgo anche il pannello solare e così smonto il circuito. Ed ecco la situazione. La situazione è che è storto lui, e quindi è lui che dobbiamo andare a raddrizzare. Come fare? Ah, qui i viti stanno addirittura sotto al pannello. Che merda. Certo, se riuscissi a scollarlo. Sì, si riesce a scollarlo. Ok. Ce la farò. Sì, ce la farò, sì. Io ce la farò, io posso, posso farcela. Ecco, ho scollato. Così possiamo togliere dal cazzo queste viti. Cioè, praticamente queste merde prima avvitano questa troiata colossale e poi ci incollano sopra tutto il resto in modo che tu non lo puoi più smontare. Capito quanto sono bastardi? Proprio dei bastardi. Questa non verrà via se non con l'uso di una spropositata dose di violenza umana. La violenza. Come si fa qua. Infatti non viene via. Questo vuole la violenza. E violenza avrà. Ecco come viene via. Viene via con la violenza ladra. Con latrocinio. Ecco fatto. Bene, ho tolto tutte le viti, ora dovrei raddrizzare questa parte. Come fare? E probabilmente lo potrei fare con lo sverniciatore, con l'asciugacapelli sverniciatore, che sicuramente non troverò. Ho usato l'asciugacapelli da 2 kW perché non trovavo lo sverniciatore e tra l'altro l'ho anche spaccato qui. Perché? Perché un figlio di puttana. E quindi l'ho raddrizzato. L'ho raddrizzato, ora ovviamente l'ho bagnato perché sotto l'acqua l'ho raffreddato. E adesso deve asciugarsi e poi vediamo se riesco a reincollargli questo pannello che anche lui è un po' storto. Bello, mi piace. Questo non si reincollerà mai più. Mai più. Perché un biadesivo così non ce l'ho. Poi è bagnato e quindi figuriamoci se si incolla adesso sta merda. Adesso lo asciugo con l'asciugacapelli di nuovo, raddrizzato alla meno peggio. Vediamo se riesco a capire dove andava. Sì, dai segni fecali lasciati da questo pannello dovrebbe andare così. E io so già che non incollerà nemmeno per l'anticamera del cazzo, però in effetti io gli sbatto del Bostik, della colla artiglio. Colla artiglio. Artiglio subito. Nuova di zecca. Io gliela ficco e ciao. Una quantità invereconda di colla artiglio. Allora la colla si mette tanta. Vi spiego come si usa perché non tutti sanno che. Due punti, aperte le virgolette. Voi mettete la colla artiglio e ve la fate scivolare sul dito come ho appena fatto io, bestemmiate. Dopodiché mettete il pezzo che volete incollare, lo sporcate bene come sto facendo io in questo momento, bestemmiate il c***o. Ecco. Poi vi imbracchiate la mano di merdosa colla del c***o come sto facendo io. Poi, nel momento in cui avete fatto questa grandissima cazzata e vi rendete conto che anche il pannello è storto e quindi vi rimarrà storto sempre, poi dovete toglierlo. Perché? Perché questa colla deve asciugare prima di fare l'incollaggio. Quindi dovete lasciarla così e aspettare che asciuga. Il momento giusto per l'incollaggio è quando voi andrete a toccare e non si attaccherà al vostro dito. Quindi ora bisogna solamente aspettare. Adesso realizziamo un poggia saldatore di fortuna.
Questo lo accendiamo, si prende la lattina, si schiaccia così ed ecco realizzato un poggia saldatore per il vostro saldatore. Vedete, funziona benissimo. Vediamo se questa cosa attacca. Si attacca un po', ecco, vedete, non è ancora asciutta, quindi non va bene, dobbiamo aspettare. È interessante il circuito il cui led si accende grazie ai pannelli, e se io ci metto una mano sopra si spegne, ma quando la levo si accende, vedete. Molto bene, vediamo se riuscirò ad attaccare anche questa merda qua e questa merda qua, anzi ora ci provo subito. Non attacca più, e quindi noi lo attacchiamo al cazzo e ci attacchiamo anche noi al cazzo, sperando di metterlo bene. Ecco, lo infiliamo per bene e a questo punto lo abbiamo incollato. Come possiamo osservare, è rimasto storto, perché anche il pannello è storto, ma noi non ci preoccuperemo più di questa cosa. Ora noi ricollegheremo qui il nostro cazzo maledetto, positivo e negativo, quindi col saldatore, un pelino di stagno. Vediamo se ci fa il favore di non romperci il cazzo. Negativo qua, positivo qui. Abbiamo ricollegato anche questo pannello del cazzo, che ora andrebbe rificcato qui nella sua posizione. E poi servono due vitine che, credendo inutili, io ho appena scaraventato in terra. Ah no, eccole qua. Meno male. Così fissiamo la scheda e sembra tutto a posto. Guardiamo di qua se riusciamo senza spaccare nulla. Sì, connettori a posto. Ora intanto qua asciuga. Poi dovremo chiudere quello. A questo punto una parte di me dice che potremmo direttamente collegare la batteria, possibilmente senza sbagliare polarità. Diamo una pulita a questo stagno ROHS di merda. È uno stagno che non va usato mai. È una merda. Stagno al piombo. Mettiamo lo stagno al piombo. E a questo punto direi che possiamo in qualche modo collegare il nostro pacco batteria ai coglioni di litio. Positivo qua, se ci riesco. Negativo qua. Ed ecco che è partita la carica, come vedete. È partita la carica, sta caricando. E la batteria è a posto nel suo alloggiamento. Ora gli ficco il suo sensore di temperatura, che secondo me serve un bene amato cazzo, se non a farla esplodere meglio. E vediamo se riesco a chiudere qua. Oddio, non è proprio il massimo, ma insomma, non è che non è il massimo, è che fa proprio schifo. Però sapete che vi dico, a me non me ne frega un cazzo. So che lui funziona. Questa colla in eccesso la leviamo col dito. Abbiamo fatto un lavoro veramente del cazzo. Abbiamo smontato inutilmente un oggetto credendolo guasto, mentre invece era solo deformata la plastica, la cosiddetta plastica. Ora questi vanno ficcati nei loro buchi di culo, ci sono dei fori. Perfetto. Ora in qualche modo lo possiamo richiudere. E sottolineo in qualche modo, perché qua il problema è che non abbiamo più le viti. Quindi come richiudere questo oggetto? Anche perché tutti i supporti sono spaccati. L'unica è un abbondante filo di colla tutto attorno. E sperare che tenga. Ora la colla devo metterla sotto sto coso anche. Madonna mia.
Vaffanculo, tester dei miei coglioni. Tu e Greta. Ed ecco un bel filo di colla. Questo va messo qui, perché poi questo va messo sopra. Ora dovrei incollare qua. E ora dovrei chiudere, togliere e aspettare che asciughi. E poi chiudere definitivamente. E mentre ci sono, le metto anche qua. Ti è. Incollo il pacco batterie. Ti è. Pure qua. To. E qua. To. Col dito. Ho misurato il pacco batterie e misura 3, misura 4 volte. Qui c'è scritto 3,7. Non si legge probabilmente. Ma se voi non lo leggete, io me ne sto sbattendo. Perché comunque è così. C'è un solo modo per pulirsi le mani dai residui di colla ed è l'acetone. Quindi con l'acetone noi ci sciacquiamo le mani. Perché sì. L'acetone in teoria non è tossico, perché tra l'altro viene anche prodotto dal corpo umano durante le fasi di chetosi, quando si mangiano troppe proteine animali, quando si fa la dieta chetogenica, e quindi chetosi, e quindi acetone. Ed ecco che ho le mani pulite. Non sono sicuro della non pericolosità dell'acetone. Vediamo. Secchezza e screpolatura della pelle, sonnolenza e vertigini. Insomma, bisogna stare attenti, ecco, proteggere gli occhi, indossare guanti e indumenti, proteggere gli occhi e il viso, smaltire solo all'aperto il luogo ben ventilato. Ah beh, l'ho richiuso? Sì. È venuta una cagata? Sì. È ancora storto? Direi proprio di sì. Me ne fotte qualcosa? No. È sporco di colla? Sì. Funziona? Sì. E quindi? Ho finito, me lo tengo così, sono affezionato a questo coso perché è bello e comodo e ha sempre funzionato e ancora funzionerà per un bel po'. Chiuso con la colla, che cazzo me ne fotte? Vedete, la colla non si è ancora del tutto asciugata, ma io me ne sbatto. Io lo lascio così, vaffanculo, se si chiude si chiude, se non si chiude me lo tengo così lo stesso e vaffanculo, tanto funziona, lui sta funzionando, lui non carica con una cella sola, ma ne vuole almeno due, ma io ne metto tre, e se faccio così, e così, così è un po' moruto. Ma così, così inizia a caricare. Dove cazzo sto inquadrando? Vedete, così sì, ma se chiudo questo così, lui dopo un po' si ferma e decede. Un pannello non va bene, ma due sì. Due lui riprende a caricare. Io ne apro quattro e lui carica. Ora non mi ricordo le caratteristiche di questo battery pack solare che ho preso online. Vediamo se lo trovo, ma non è più in produzione, credo. Potrei averlo nel mio shop di Amazon, che vi consiglio di andare a vedere. Questa è la URL. E qui trovate diverse cose. C'è anche una sezione survival che non mi ricordo dov'è, sopravvivenza, prepping e survival. E qui dovrebbe esserci. Qui c'è un cazzo solare, carica batterie, cazzi solari, però non ce l'ho. L'ho segnato, l'ho consigliato a un amico. No, ah, eccolo qua, sì. Add top, carica batterie solare. E lui? Costava poco. Chissà se c'è ancora. Ah, c'è ancora. Colore. Qua c'è colore nero culo, color culo. E qua c'è colore arancia palle. Vedete, io ho il colore arancia palle. Costa 44 euro praticamente. E io mi sono trovato veramente bene con questo oggetto. C'ha il micro USB, la tecnologia è USB,
E non penso che abbia l'USB-C, la versione nuova. Io sinceramente non credo. È pieghevole, è cazzevole, vedete. Ah, questo adesso ha l'USB-C, la nuova versione ha l'USB-C. C come c***o. Quindi hanno migliorato questo aspetto, anche se io ancora la uso con apparecchi micro USB, tipo la action camera in auto, io la tengo collegata con esso. E qui c'è l'uso che mi ha spinto a prenderlo è quello del metterlo così. Lo si mette così, te lo appendi alla schiena, te lo appendi sulla schiena, non so come, ma questo se l'è appeso sulla schiena perché non c'è un modo per agganciarlo. Insomma, in qualche modo si appende alla schiena. Lui se l'è appeso e lui quindi va in giro e si ricarica. Ma qua ci sono un sacco di altre foto, ma perché? Che altre foto ci sono? Sì, portatile, solar power bank. Va bene, comunque l'avete visto, questa è la oggetta. 25 ampere ora dice, secondo me un po' meno, però vabbè. 4 pannellini solari. Può essere ricaricato tramite il largo pannello solare integrato o direttamente con la porta AC da 3 ampere. E qual è la porta AC da 3 ampere? Io non me la ricordo. Boh, io sinceramente non lo so. Qual è la porta AC da 3 ampere? Ma io non ce l'ho. Forse è una cosa che hanno aggiunto nelle nuove versioni. E qui non c'è scritto un cazzo di merda. Ok. Me ne sbatto e va bene così. Se vi piace lo prendete online e se non vi piace non lo prendete online. Perché magari ce ne sono dei modelli più migliori, ancora di più Porsche. Grazie per aver guardato un inutile video in cui sfascio inutilmente un oggetto e lo rendo una merda pensando che fosse guasto con le batterie gonfie e invece non è guasto ma funziona perfettamente. È solo la plastica del cazzo che si è deformata col sole.